tutti, oggi sono qua per mostrarvi la mia collezione di tè. È finalmente giunto il momento. Vi mostrerò infatti i tipi di tè che sto bevendo in questo momento, i miei preferiti, quelli che vi consiglio. Diciamo che è una panoramica generale della mia collezione di tè. Non entrerò troppo nello specifico delle caratteristiche di ogni tè perché sennò sarebbe diventata una cosa un po' pesante e lunga, però se avete delle curiosità mi raccomando fatemi sapere qua sotto nei commenti. Stessa cosa vale per l'attrezzatura, quindi le tazze, gli infusori. Ho cercato di farvi vedere quelli che utilizzo più frequentemente, magari quelli che hanno suscitato il vostro interesse nelle varie foto su Instagram, quindi anche lì se volete che approfondisca qualche aspetto commentate qua sotto. Direi di passare ora in cucina dove c'è il mio mobiletto del tè. Questo in pratica è il mio mobiletto dedicato interamente al tè. Qui sopra tengo tutte le teiere barra infusori e 4 confezioni di tè perché le trovo particolarmente carine. Il mio infusore preferito, anche se ahimè è un po' piccolo per quelle che sono le mie esigenze, è questo qua. Questo qui ha praticamente uno stantuffo, come potete vedere, e filtra divinamente, mi piace veramente tantissimo. L'ho preso da Butler's, non so se esista qua in Italia o meno, l'ho preso comunque a Budapest. Ce ne sono anche qua in Italia, tipo da Pascucci, ne ho visti, quindi si trovano facilmente. I 4 tè qui esposti sono tutti e 4 della Tafelgut. Mi piacciono tutti tranne il Blueberry Yogurt Tea, che è stata un po' una delusione per quanto mi riguarda. Ha un sapore buono ma niente di eccezionale. Quello all'espresso è molto buono, come dice il nome, sa appunto di caffè. Il mio preferito è però il Chocolate Cream Pie. E poi ne ho un altro che sa di marzapane. Questa è la panoramica generale della vetrinetta. Praticamente nel primo ripiano tengo tutte le tazze piccoline, nel secondo da questo lato quelle più grandi, tutti gli accessori per il tè, i tè sfusi e i tè invece confezionati. Per quanto riguarda le tazze, veramente molto velocemente, questa è una delle mie preferite che mi ha regalato mio padre per Natale, è una tazza ispirata appunto a Klimt. Un'altra delle più recenti è questa che ho preso su eBay, non riesco a darvi il link perché il venditore da cui l'ho acquistata non la vende più, comunque è stupenda, praticamente si beve così e al rovescio, è appunto il manekineko. Una tazza di cui mi chiedete sempre la provenienza è questa qua, che ha il piattino a zampa di gatto e la tazzina sul fondo un gatto che dorme. Anche queste le ho prese sempre su eBay. Stesso discorso, il venditore da cui le ho acquistate non le vende più, ma si trovano anche su AliExpress. Per quanto riguarda gli accessori da tè, uno dei miei colini preferiti è questo qua di Ikea, perché ha le maglie molto strette, quindi non esce il tè, non escono tipo le foglie e quant'altro, cosa che capita spesso con i colini coi fori più larghi. Ultimo accessorio che tengo a citare è questo piattino, in realtà ne ho due, che mi ha regalato mia sorella, è a forma appunto di teiera, poi c'è un gatto ed è un piattino in cui mettere il filtro una volta che è finito il tempo di infusione. Per quanto riguarda il secondo ripiano, come vi dicevo, ci sono alcune tazze più alte che sopra non mi ci stavano, molte sono di Starbucks o delle giare poi con la cannuccia e i miei vari thermos, e la mia tazza preferita di queste qui alte è questa di Bambi, che ho preso sul sito Disney Store. Veramente stupenda, mi piace un sacco. Ma ora entriamo nel vivo del video parlando di tè. In questa parte ci sono i tè sfusi che posseggo, non sono tantissimi perché dalle mie parti non ci sono molti rivenditori di tè, quindi la maggior parte di questi li ho acquistati o me li hanno regalati dall'estero. La tisanina Buon Natale non è mia ma di mia sorella, ma l'ho comunque messa qui per questo motivo, non ho idea che cosa contenga. C'è poi il Fitberry Body Detox, che è ormai terminato. Questo contiene mela, tè verde, zenzero, ortica e quant'altro, comunque
ve ne avevo già parlato, e sempre la Fiti mi aveva mandato anche il Love Tea, che per me è stata un'immensa delusione perché contiene frutti rossi, peperoncino e quant'altro, ha un tempo di infusione di 2 minuti e non si sente una cippa. Stando alle parole del mio amoroso, sa di acqua calda. Questo infuso invece me l'hanno regalato i miei genitori prendendolo in una fiera, in una festa diciamo paesana, ed è un infuso appunto alla menta. Ci sono poi dei tè che ho preso a Londra come il Summer Cooler, questo è veramente freschissimo, è sempre un infuso a base di lemongrass, ibisco, menta, veramente buonissimo, sia caldo che freddo. Fiori di ibisco per fare sempre degli infusi. E Spirit of Summer, che è un vero e proprio tè, questo contiene tè verde, fiori e frutti misti, veramente molto delicato. Da un negozio della zona che vende appunto tè ho preso inoltre un tè nero alle rose, veramente molto buono, e il chai, che per mio gusto personale è troppo blando, quindi se non vi piacciono i sapori particolarmente forti sicuramente vi piacerà, a me piacciono le cose più speziate, in particolare il chai, lo voglio bello strong, quindi per me è un po' troppo blando. Queste due confezioni non hanno alcun tipo di etichetta, quindi faccio un po' fatica a ricordarmi. Le ho prese comunque in una casa del tè indiana a Budapest. Uno è un tè con dei fichi, l'altro invece contiene sempre rose e altri fiori, frutta. Per Natale un'amica di mia mamma ci ha regalato questi due tè sempre sfusi, vengono dalla Germania, per questo è tutto scritto in tedesco. Io non so il tedesco, ma da quanto mi posso ricordare, questo a base di mandarino, mentre questo a base di cacao. E adesso arriva un momento molto particolare, perché da quando l'ho acquistato non l'ho più aperto. E sto parlando del mio kit per fare il tè verde matcha. Oggi andrò a prepararlo per la prima volta, quindi sono molto emozionata. Vi farò vedere però soltanto il kit, la preparazione, quando sarò più esperta e se vi interessa, quindi magari fatemelo sapere. Questo è il suo contenuto, ovvero il cucchiaio, che è in bambù. Così come questo, che serve per miscelare la polvere di tè verde l'acqua, il tè verde matcha, che questo qui una volta aperto va in frigo, questo è un tè verde di alta qualità, io non sono molto abituata perché qui vicino hanno un tè matcha di qualità un po' inferiore, però ci si adatta, purtroppo qui non ne vendono altri, e infine la tazza, che è qualcosa secondo me di meraviglioso. Dal momento che l'ultimo ripiano è troppo in basso per utilizzare la videocamera, vi mostrerò uno per uno i vari tè confezionati in bustina che posseggo. A me piacciono molto i tè Lipton con la bustina piramide, uno dei miei preferiti è questo qua ai muffin ai mirtilli. Un altro dei miei preferiti di sempre è pesca e mango, o poi il limone classico, alle ciliegie, che in realtà non mi fa tanto impazzire, vaniglia e caramello, buono, un tantino troppo dolce secondo i miei gusti, però comunque buono. Ho poi una confezione collection di tè verde, sempre della Lipton, classico, speziato, alla menta e al limone. Al limone per me è veramente troppo aspro, mentre è buono quello alla menta, buono quello classico, quello speziato lo devo ancora provare. E alla rosa spina, che come vedete è ancora incelofanato perché è uno dei preferiti di mia sorella. Dopo il tè verde, il mio tè preferito in assoluto è probabilmente diventato il tè bianco. Questo è della Twinings, appena avrò occasione ne prenderò uno sfuso per testarne meglio il sapore. È comunque un tè estremamente delicato. Se siete particolarmente sensibili per quanto riguarda lo stomaco, l'intestino,
Sicuramente questo fa il caso vostro perché contiene meno caffeina rispetto agli altri, quindi non va ad irritare. Ha un sapore veramente molto delicato. Della Twinings ho anche il Tea Collection con l'English Breakfast, l'Earl Grey, insomma i classici. Non fra i miei preferiti, ultimamente ho un po' eliminato il tè nero dalla mia dieta, però non sono l'unica a bere tè in casa. E della Twinings ho inoltre la collection di camomille, che per me è veramente top. Un discorso un po' da vecchia, ma mi piace tantissimo quella mele e cannella, miele e vaniglia, buonissime entrambe, non troppo dolci. Anche la classica camomille molto buona, le altre due le devo testare. E a proposito di camomille, la mia preferita rimane assolutamente il filtrofiore Bonomelli, che ha tutte le parti del fiore, infatti le bustine sono gigantesche, però è veramente uno dei più buoni. Un tè nero che invece bevo con molto piacere è questo con albicocca e miele. Leggermente dolce, buonissimo, dovete assolutamente provarlo se vi piacciono i sapori leggermente fruttati e dolci. Per quanto riguarda il tè verde, il mio preferito in assoluto è il matcha, non posso però prepararlo ogni giorno, quindi sto cercando dei tè verdi in bustina. Ora sto un po' sperimentando diverse marche, al momento sto bevendo questo qui della Sir Winston Tea, che mi sta piacendo molto e di cui ho preso anche la versione deteinata al mirtillo. Questo perché io bevo spesso il tè anche il pomeriggio o la sera, e siccome il tè contiene caffeina, teina, insomma molti stimolanti, oltre a darmi fastidio alle volte di irritarmi l'intestino, mi mettono un po' di ansia e di agitazione, quindi ho preferito prendere un deteinato. Non so se questa marca esista o meno qua in Italia, io l'ho presa a Budapest. A me piace molto perché fa diversi tè particolari, poi ha delle confezioni molto, molto carine. Questo tè in particolare sta diventando uno dei miei preferiti di sempre perché è al tè bianco, quindi molto delicato, ma anche i mirtilli, quindi gli dà un po' di sapore e per me è veramente buonissimo. Ultimi tè della mia collezione, il tè chai di Starbucks, che è uno dei miei preferiti in assoluto perché è abbastanza speziato e forte come piace a me, e per preparare il chai latte è il top. Questo l'ho sempre preso a Budapest e ne ho tipo 3 o 4 confezioni di scorta. Recentemente ho poi scoperto l'esistenza di un tè verde al gusto chai ed è diventato subito il mio preferito perché il chai è un tè nero molto forte e a volte mi dà fastidio, mentre questo rimane un po' più delicato, però è comunque speziato e ha il gusto vero e proprio del chai, quindi mi piace veramente da matti. Questo l'ho preso sempre a Budapest. Quindi non so se questa marca esista anche qua in Italia o meno. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate e soprattutto quali sono i vostri tè preferiti e che cosa mi consigliereste di provare, visti i miei gusti più o meno. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!